Allora, questa passione è cominciata nel 2006-2007 tramite un amico che insomma mi ha introdotto un po' alla musica elettronica e lavorava anche nei locali commerciali, quindi appunto ho cominciato suonando nei privé del Central Park e però cercavo sempre di mettere un qualcosa che fosse, diciamo, un crossover fra la commerciale e un pochino più quello che piaceva a me. E da lì appunto poi ho conosciuto il gruppo di pubbliche relazioni Fragola, Filippo e Cole, sono entrato al Tenax e da lì ho conosciuto un mondo fantastico. Com'è stata, diciamo, il tuo sviluppo, no? Quindi anche a livello musicale e di gusto, poi Sì, con ho il... imparato tanto appunto anche dai ragazzi, appunto da Filippo e Cole che lavoravano già al Tenax e quindi mi hanno proprio fatto conoscere questo mondo dell'underground che magari da solo avrei un po' faticato, ecco, a conoscere. Era un pochino più un ascolto magari rock, elettronica, però più superficiale. Mi Ok. sono verticalizzato sull'underground ed è stata una bella scoperta. Ecco, a proposito di questo, quanto ti trovi in difficoltà, ecco, a farti una selezione tua? Perché magari, appunto, come dici te, avendo più gusti, no, contrastanti, come poi riesci a trovare una tua linea, ecco? Non è facile perché appunto il mio obiettivo è sempre stato quello di unire tante influenze in un set. E Ok. questa è un'ambizione che insomma comporta uno sforzo maggiore che magari non sempre anche riesci a esaudire. Ecco. Quindi cerco sempre appunto di miscelare influenze diverse, a volte viene delle gran cose, a volte magari è più difficile azzeccare il set, però ecco, cerco sempre di rischiare, insomma. Ok, e a livello di clubbing, avendo appunto, insomma, fatto tante serate, come ti vivi, ecco, il rapporto con il pubblico, ecco, come ti sei creato, diciamo, il tuo mood durante la serata? Ma allora, diciamo, io sono un tipo, come si può vedere, abbastanza timido, introspettivo, però mi rendo conto che l'ambiente della notte, tanti mi dicono, non ti ci vedo proprio, ecco, a fare il DJ, perché è un po' un qualcosa che viene associato alla mondanità, non Certo. all'introspezione, però diciamo che ci siamo anche noi introspettivi nei Ok, club, bello, è un aspetto molto particolare. ecco. E invece in ambito di relazioni, immagino che vivendo in un ambiente di clubbing, poi le relazioni sono anche incrementate sotto quell'ambito lì, quindi conosci persone che vivono il clubbing. Quindi Mari, ecco, come è stato il contro, la tua... L'ho proprio cercato, mi sa, perché appunto, Ok. avendo comunque passato un'infanzia e un'adolescenza tutto sommato tranquilla, sentivo il bisogno di conoscere un po' l'altra, the dark side of the Ok, moon, no? altra E quindi mi ci sono proprio faccia. buttato nel conoscere persone molto più, come dire, più Esplicite, estroverse, estroverse, sì, sì. insomma, il mondo della notte, ecco. Dirette. Io proprio mi ci trovo benissimo. Ok, se mi vuoi parlare dei gruppi che hai già citato e di cui fai parte, da quanti anni fai parte, puoi Sì, parlarne un po'. appunto dal 2009 con Fragola, che poi sono appunto i ragazzi che curano anche Sunflower, e quindi insomma la storia è lunga, ecco, ora sono tanti anni che sono uno degli anziani ora del gruppo, quindi il tempo è passato. C'è un ricordo, comunque una serata particolare che ti ricordi e che è stata particolarmente importante per, diciamo, la tua crescita, ecco, o un evento, ecco, che magari ti ha segnato, che sia un successo, un fallimento, la qualunque. Ma tanti step, perché comunque sono 15 anni di carriera, quindi ne sono successe tante, però tutte mi hanno un po' formato. Sicuramente nella mente ho il festeggiare i 30 anni al Tenax suonando in pista centrale, è stata una grande emozione, ecco. Quindi quella è stata un po' forse la ciliegina. Gli Ok. step che mi hanno portato a tutto questo sono tanti, anche i Bahia, cioè da questo locale sul lago, appunto a Bilancino, che ha regalato veramente grandi domeniche alle persone. Quindi ho un bel Ok. ricordo. Con l'avanzare appunto dell'esperienza e dei lavori fatti, dove ti vedi tra un po'? Cioè, sempre in ambito musicale, cos'altro vorresti fare? Sempre lato DJ, lato appunto creazione di un qualcosa tuo o un'etichetta, ecco, la qualunque, se c'è un progetto. Allora, diciamo, se dovessi appunto mettere in campo un progetto, sicuramente è quello di creare un evento, appunto un po' su quello quello che mi piace. Abbiamo Ok. appunto anche qualche idea con i ragazzi con cui lavoro, quindi ci sta che a breve qualcosa del genere arrivi. Se non avessi fatto questa cosa qui, oltre appunto al lavoro che fai, quali sono le altre tue passioni e gli altri tuoi lavori? Allora, sì, diciamo, il giorno appunto, il lavoro del giorno è quello di curare l'aspetto social e promozionale ai brand, alle aziende, e però appunto avendo anche questa cultura del mondo del clubbing riesco a unire bene. Matchare. Lavoriamo con tanti locali e questo appunto ci porta a avere un ottimo risultato perché appunto conosciamo entrambe le facce della medaglia, ecco. Ok. Quindi il giorno, sì, mi dedico davvero tanto alla promozione di eventi e club.
Ok, perfetto. Io guarda, ti ringrazio, spero tu ti sia trovato bene e Benissimo. libero di fare ciò che volevi fare. E quando vuoi passare, siamo qua. Grazie mille. Grazie.